Signore e signori, buongiorno, benvenuti non a casa mia ma a Montegiano di Monbaroccio in una bellissima giornata di sole. Siamo io e il mio operatore di fiducia, il bravissimo Samuele, e siamo qua con una delle armi più sconosciute ma al contempo più decisive della Seconda Guerra Mondiale. Questo cancello che vedete alle mie spalle è, se vogliamo, un esempio di come i contadini locali, o di come anche i contadini di tutta Italia, riutilizzarono i residuati bellici lasciati dagli alleati dopo il passaggio del fronte. Questo qui, ripeto, è una delle armi decisive e sconosciute della Seconda Guerra Mondiale, il PSP, Pierced Steel Planked, ovvero sia lamiere d'acciaio perforate. Questi lastroni, insomma, queste lamiere in acciaio traforato sono state una delle armi fondamentali per il successo logistico e per la mobilità degli alleati. Milioni e milioni di queste piastre perforate in acciaio sono state fabbricate e venivano usate per la pavimentazione provvisoria di strade camionabili, venivano usate per la costruzione di aeroporti. Vi faccio un esempio. Avete presente l'arrancante avanzata italiana verso Sidi El Barrani nel 1940? Ci sono le foto, si vedono i nostri soldati che prolungano la via Balba, la via Balbia, scusate, la litoranea libica, usando che cosa? Pale, piccone e carriola. Gli americani e gli inglesi che cosa facevano? Queste. Piazzavano centinaia di migliaia di queste come massicciata provvisoria per le strade lungo le spiagge di sbarco. C'era fango, la strada era stata divelta, rovinata o quello che era, non importa, ci si metteva sopra questa. C'era la sabbia del deserto che faceva arenare jeep, camion e quant'altro. Con queste il problema era risolto. C'era da costruire un aeroporto avanzato subito per permettere all'aviazione di portare, come dire, aerei, rifornimenti, basi avanzate per la caccia nei pressi del fronte? Eccole qua. Mentre noi, ripeto, procedevamo a forza di braccia, di pala e di carriola, americani, inglesi, ma anche russi sul fronte orientale, ne fornirono tantissime ai russi sul fronte orientale di queste piastre in acciaio traforato. Il PSP, ripeto, contribuì enormemente alla vittoria degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale, perché grazie a questa trovata semplice, efficace, relativamente poco costosa e soprattutto pressoché indistruttibile, perché, cioè, gente, qui il fronte è passato nel 1944, quindi vuol dire che queste lastre sono qui da quasi 80 anni e sono ancora in condizioni quasi pari al nuovo, e si vede. Grazie a queste lastre, ripeto, gli americani potevano costruire aeroporti in pochi giorni, potevano rendere praticabile una strada in poche ore, potevano passare dove qualunque altro esercito, qualunque altro camion di qualunque altro esercito si sarebbe fermato. Una cosa sconosciuta ma assolutamente fondamentale per la logistica e per la mobilità degli eserciti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. L'uovo di Colombo, dirà qualcuno. Sì, e ripeto, una delle cose che mi raccontava mio nonno era sempre stata quella che quando vide, mio nonno paterno, nonno Rodolfo, quando vide arrivare gli alleati da queste parti e vide i soldati, vide l'equipaggiamento che avevano e ricordandosi della fame nera che aveva fatto durante il servizio militare e di come era equipaggiato lui durante il servizio militare, mi diceva sempre, ma dovlev ne gis a questi, cioè, ovvero sia, dove volevamo andare con questi qua. Insomma, signori, PSP, lastra d'acciaio perforata, l'arma fondamentale
sconosciuta, sottovalutata, ma indispensabile per la logistica alleata. Uno dei tanti mattoni che hanno costruito la vittoria degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso, cari signori, tocca a voi, come sempre, qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate. E se siete pugliesi, probabilmente queste le conoscete già, perché praticamente tutti i paesi della Puglia hanno ancora recinzioni, cancellate, porte fatte con questo materiale, perché in Puglia praticamente c'era un aeroporto al chilometro. Queste probabilmente vengono dall'aeroporto di Fano o probabilmente da qualche reparto alleato che si era fermato da queste parti. Insomma, signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Sta passando una macchina e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Come sempre, commentate qua sotto, esponete i vostri pareri. Come sempre, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate sulla campanellina degli avvisi. Io vi ringrazio di tutto cuore, ringrazio tantissimo Samuele che mi ha fatto da operatore. Quindi un caloroso saluto a tutti e soprattutto ciao!